vorrei dedicare, è un piccolo libro però molto prezioso. Non è uno di quei piccoli libri, sapete, che gli scrittori spesso sfornano rifilando qualcosa che tengono in un cassetto da qualche tempo. No, è un libro assolutamente importante nella già ricca bibliografia di Carmine Abate. Vi ricordo che Carmine pochi anni fa ha vinto il premio Campiello con La collina del vento, che è un romanzo che, come altri suoi romanzi di un ciclo importante, il ciclo di Hora, questo immaginario ma non tanto paese della minoranza albanese della Sila, provincia di Crotone, che riproduce il suo reale paese di nascita, Carfizzi, provincia di Crotone, appunto. Ed è un paese, uno di questi piccoli paesi sulla cresta delle montagne che guardano il Mar Ionio, ed è praticamente tutto il suo mondo. Molti grandi scrittori hanno avuto questa caratteristica, quella di saper essere universali parlando di un microcosmo assolutamente ridotto, assolutamente familiare. Il caso che si cita sempre in questi casi è quello di Faulkner, no? Tutta la sua opera ambientata in una piccola immaginaria contea del delta del Mississippi. E il caso di Carmine, da questo punto di vista, è un caso di scuola proprio, perché tutto il suo mondo è in questo minuscolo e dimenticato paese. Un paese che, se ci volete andare, ci mettete ore e ore. Ma no, io ci sono stato in una notte, la tragedia. Vabbè. Ma questo paese è veramente, trasfigurato nella narrativa di Carmine, diventa il centro del mondo, perché diventa un fatto universale che ci riguarda tutti, e tanto più lo diventa in quanto la stessa biografia di Carmine Abate è la biografia di un autentico cittadino del mondo. Pensate che Carmine ha esordito come scrittore in lingua tedesca, la sua prima lingua come scrittore è stato il tedesco. Perché? Perché lui è stato emigrante in Germania, come il suo padre del resto. È stato emigrante in Germania, ha una moglie tedesca, ha dei due figli perfettamente bilingui, e anzi ormai trilingui, uno dei quali in questo momento si trova in Thailandia, dove Carmine lo raggiungerà tra qualche giorno, per giorni di studio in Thailandia. E la sua storia è la storia, come dice Carmine, la storia di una vita per addizione, una scoperta continua di nuovi elementi identitari che sono inizialmente a te estranei, ma che poi diventano parte di te. Lui è calabrese, della minoranza albanese di Calabria, quindi ha una lingua materna diversa dal calabrese e dall'italiano. Poi è diventato germanese, come in Calabria vengono definiti i calabresi che emigrano in Germania, e poi dalla Germania, dove ha insegnato nelle scuole tedesche, appunto, è ritornato con una moglie tedesca in Italia. Ma dove in Italia? Hanno fatto un consiglio di famiglia e hanno scelto di abitare in un luogo che fosse equidistante da Amburgo e dalla Calabria, e quindi attualmente vivono in un piccolo paese sopra Rovereto, in provincia di Trento. Questo non impedisce a Carmine di tornare spessissimo in Calabria, io dico di scappare ogni volta che può in Calabria, perché la Calabria è il nutrimento essenziale della sua arte, della sua letteratura. Però non gli impedisce anche un'altra cosa molto più importante, secondo me molto più importante proprio in tempi come questi, quella di essere accogliente rispetto al mondo. E questo è un libro, per chi già l'ha letto lo sa, ma insomma io lo raccomando anche a chi non ha ancora avuto il piacere di leggerlo. È un libro che, da questo punto di vista, è estremamente una boccata d'aria fresca, positiva, perché ti fa capire come la vita sia una continua scoperta, sia un continuo riconoscere nell'altro un amico, la possibilità di un discorso comune, la possibilità di un'esperienza da fare insieme. Esattamente come può essere quella di mettere l'anduia nella polenta, insomma, e scoprire che anche quello è un cibo saporitoso, come scrive Carmine, e che ti mette un sacco di pititto, come scrive lui, appunto.
da queste piccolissime prelievi linguistici viene fuori anche un altro elemento importante del libro e di tutti i libri di Carmine. L'ultimo grande romanzo di Carmine si chiama La felicità dell'attesa, ve lo consiglio vivamente, è uscito quanti mesi fa? Meno di un anno fa, da Mondadori. È un romanzo di cui sono protagonisti alcuni emigranti calabresi e Marilyn Monroe. Quindi è tutta una storia inventata ma molto credibile. Non è inventata, non c'è mai nulla di inventato in realtà. In realtà c'è sempre un pezzo di vita, un pezzo di storia familiare dentro a queste magnifiche storie. E la lingua è un nutrimento fondamentale per i libri di Carmine, perché è una lingua screziata di dialetto, di termini arberesce, è una lingua che si legge facilmente, tutti, nonostante la presenza di queste parole strane, tutto si capisce, non c'è nulla che ci mette in difficoltà. È una lingua molto bella, molto concreta, molto reale, la lingua della vita vera, insomma. Ed è una lingua che viene riversata dentro un tessuto narrativo che, lasciatemelo dire, per me incantevole per la straordinaria semplicità che viene fuori da ogni pagina di Carmine Abate. È un dono, è come una qualità sorgiva della sua scrittura. Ed è tipico dei grandi narratori questa possibilità di incantarti senza mettere in piedi degli strani ammennicoli di carattere così estetico, sofisticato, snobistico. E questo manca assolutamente dalla pagina di Carmine e credo che sia la più straordinaria delle sue qualità. Io ho già parlato troppo. E adesso gli vorrei cedere la parola perché questo libro è un libro che parla di cucina e che quindi è molto adatto a Natale, ma mentre parla di cucina non aspettatevi un libro di ricette, non è questo. È un libro che parla della vita e una parte fondamentale della vita sono i sapori. Carmine pochi minuti fa, prima di cominciare qui, mi diceva che in televisione poco tempo fa gli hanno chiesto che cos'è un sapore. Spero che non me lo richiedi. Ed effettivamente è una di quelle domande a cui è difficile rispondere, no? È come se uno mi chiede, descrivi il colore verde, puoi soltanto dire il verde è il colore delle foglie degli alberi, ma non puoi definire la verdità, no? E il sapore puoi dire che una cosa è salata, è dolce, ma è difficile dire che cos'è il sapore. Però il sapore è sicuramente qualcosa che ti rimane dentro e che in qualche modo definisce la tua identità. E in questo libro, fin dalle prime pagine, in una giornata meravigliosa di sole sul Mar Ionio, a Punta Alice, nel mare di Ciro Marina, abbiamo un Carmine di 6 anni, bambino di 6 anni, con sua nonna, che fanno una giornata scesi dalla collina verso il mare, e sul mare, in questa giornata gloriosa di luce, la nonna tira fuori a un certo punto una frittatica, che nella memoria, e vorrei dire nella carne, di Carmine Abate è rimasta come la cosa più buona che lui abbia mangiato nella sua vita, insomma. E questo è il sapore, appunto. Carmine Abate. Grazie, io non aggiungerei altro perché sei stato veramente, hai detto tutto e poi la seconda volta è che ti sento che mi definisci in quella maniera come uno degli scrittori, cioè, sono venuto qua proprio per sentirlo di nuovo, cioè, che devo riprendere a scrivere dopo Natale, quindi ho bisogno di queste gratificazioni. E io credo che intanto questa sia la sede ideale per presentare un libro come questo, no? come il mio, come il banchetto di nozze, tante persone attorno a dei tavoli imbanditi e che riescono poi ovviamente a dialogare tra loro, ad ascoltare l'autore. E soprattutto emerge poi la convivialità che è fondamentale
in questo libro e lo è per me, no? La convivialità, questo valore, forse soprattutto meridionale, no? Stare assieme attorno appunto a una tavola imbandita. E il libro è infatti impostato proprio in questa maniera, cioè come se fosse un banchetto. C'è un antipasto a punta alice, poi vi leggerò qualche pagina perché io non riesco a... poi ci sono i primi e altri sapori, i secondi e altri sapori, e infine c'è il dessert a punta alice. Come diceva prima Francesco, comincia il libro con me che avevo 7 anni a punta alice con la nonna e termina con mio figlio che ha 7 anni proprio a punta alice. Io parlando di sapori, soprattutto in questo libro, all'inizio davvero mentre lo scrivevo mi sono sentito proprio come ci si sente in un ristorante dal menù sterminato, no? Perché parlare di sapori di cibo, cioè ce ne sono a migliaia, anche di sapori che ho provato io personalmente, no? Allora cosa ho fatto? Ho fatto una selezione, per questo per una persona così grande di età è uscito fuori un libro così piccolo, cioè non è che qui c'è davvero tutta la mia vita condensata, diciamo, no? Molto condensata, ma perché ho fatto questa selezione. E allora io adesso sono in imbarazzo perché non so come procedere. Io direi così, ci sono tante portate, facciamo che dopo ogni portata facciamo dei piccoli interventi. O qualche lettura, facciamo così. Sì. Se adesso arrivassero le portate potrei stare zitto, altrimenti posso leggervi qualcosa. Esatto, mentre arriva la portata. Allora, facciamo così. E però mi dispiace che ci sono delle persone adesso. Ah, sì. No, ma se lo metto sull'asta è peggio, non vedo l'ora. Metto così. Per invogliarmi a seguirla, la nonna promise che mi avrebbe portato nel luogo più stralucente dei dintorni, di una magheria rapinosa. Era estate, avevo 7 anni e stavo trascorrendo a Ciro Marina la seconda villeggiatura della mia vita. L'anno prima ero guarito da una malattia di cui nessuno conosceva il nome, così grave che mi aveva tenuto prigioniero per 2 mesi in un ospedale di Napoli. Tra parentesi, ero guarito davvero, ero arrivato dalla Calabria in fin di vita ed ero guarito, almeno nella mia memoria, mangiando un piatto di pasta e fagioli. Sul serio, l'ho scritto in un altro libro questa storia. Da allora la mia famiglia mi trattava come un convalescente cronico, un bambolotto di porcellana. L'aria del mare, i bagni di sabbia calda, le zuppe di pesce erano ritenuti le migliori medicine per la mia salute. E infatti avevo un bel aspetto sanizio e pingue, complice la cucina della nonna. Ma mese dopo mese diventavo sempre più capatosta e viziato, più pigro e dispettoso. Alla nonna risposi: no, io non ci vengo con te, non tengo nessuna agonia di camminare. Lei mi sorrise, sapeva come prendermi. Se vieni, ti faccio la frittatica Maremonti, quella che ti piace assai. Ce la mangiamo appena arriviamo là. Aveva scelto l'unico modo possibile per farmi capitolare, il suo ricatto saporitoso. La guardai accigliato e non le risposi. Volevo accertarmi che mantenesse la parola. La nonna prese la padella più grande, gli ingredienti che le servivano per la frittata Maremonti: l'olio del bigado, 5 uova delle galline nostre, 2 cucchiaiate di sardella, bianchetto piccante, un trancio di tonno e qualche fungo sott'olio, una cipolla rossa, un pizzico di pepe e sale. Aveva mani piccole e magre, ma fortissime la nonna, e cominciò a tagliuzzare la cipolla e i funghi, a rompere le uova con un colpetto secco sul bordo di un grande piatto, dove mescolò tutti gli ingredienti, usando la forchetta con una velocità sorprendente. Appena l'olio nella padella presa a sprigolare, versò il composto con delicatezza e mi disse: devo fare il gesto. Sarà una cosa fina. I profumi cominciarono a stuzzicarmi il naso e quando vidi la nonna tagliare in 2 un pane fresco e morbido che noi chiamiamo stipula,
e farcire le porzioni con la frittata mi viene l'acquolina in bocca. Allora andiamo, mi chiese avvolgendo le tue colazioni nella carta oleata. Non le diedi la soddisfazione di una risposta, ma la seguì come un cagnolino affamato. Questa è Punta Alice, mi disse la nonna con un gesto teatrale del braccio, come se mi presentasse una persona importante di nome Alice e di cognome Punta. Non c'era nessuno attorno a noi, a parte i gabbiani che si tuffavano instancabili per abbuffarsi di pesciolini. Si sentiva solo il rumore delle onde e a intermittenza un coro di cicale portato stancamente dal vento caldo. Io a bocca aperta mi abbuffavo di immagini con l'ingordigia dei gabbiani. Poi la nonna si inginocchiò e diede un bacio alla sabbia con la tenerezza di un'innamorata. «Che fai? Sei paccia?» la sgridai incredulo. Lei si rialzò lentamente, si liberò dei granellini pieni di luce che le si erano incastonati sulle ginocchia e sulle labbra e mi spiegò il motivo del suo bacio. Su quella spiaggia erano sbarcati i nostri antenati Arbrecht alla fine del 400, quando la loro terra, l'Arberia, era stata invasa dai turchi. Poi gli indicò i sentieri che avevano percorso prima di fondare il paese nostro, disegnando con la mano aperta un arco che si riempì in un baleno di colori luminosi, come se le sue dita magiche fossero state dei pennelli. «Bello qua, vero?» «Bello sì», ammise osservando incantato il faro, la spiaggia solitaria, il mare e la tovaglietta di lino con la mia colazione. «Nonna, ho fame!» La nonna mi sorrise. Aveva i denti bianchi e gli occhi verdi che in quel momento assorbivano il brillio azzurro del mare. «Tieni, gioia, mangia!» «Chi ha appetito è salizio dalla crozza ai piedi!» «Come te, finalmente!» Afferrai il mezzo pane, gli diedi un'occhiata golosa e lo trovai come me l'aspettavo. L'olio era avanzato fino alla crosta, l'aveva resa più morbida, non si capiva dove terminasse la frittata e dove cominciasse il pane. Profumava da ogni poro. Diedi un morso a occhi chiusi, era la migliore frittata che avessi mai mangiato. Riaprì gli occhi come se mi risvegliassi da un bel sogno che continuava nella realtà e le pupille mi si riempirono di azzurro e di gabbiano. Ero felice, il mare davanti, il faro alle spalle, la nonna accanto a me, il sapore della frittata in bocca. Lanciai una manciata di briciole sulla mia destra, in direzione di 4 o 5 gabbiani più voraci di me. Sorrisi alla nonna, grato, mi distrassi un momento e quando sentii strapparmi il pane dalle mani era troppo tardi. Uno dei gabbiani, il più supero, il più lontano da noi, si era lanciato verso di me a bocca aperta e ora vedevo il pane volare nel cielo. Parliamo un pochino di cibo per la mente, no? Dopo che abbiamo assaggiato l'ottimo cibo per il corpo. E parliamo quindi di apprendistato letterario, di modelli e di cose simili. Sì, perché ne parlo nel libro, no? Come tu sai, ne parlo stranamente in questo libro, davvero il cibo, siccome mi è venuto sempre incontro nei momenti lo definito topici della mia vita, anche la lettura è venuta così. Allora, non vi leggo troppe pagine di questa cosa, però faccio una premessa. L'estate dei 16 anni, dei miei 16 anni, è stata l'estate che mi ha cambiato la vita, veramente, letteralmente cambiato la vita. Perché? Perché a 16 anni dovevo partire per la Germania, andare ad Amburgo, dove viveva mio padre, per lavorare in fabbrica e mantenermi negli studi. Tra parentesi, poi in Germania sono andato a lavorare in una fabbrica alimentare, no? Posto era quasi inevitabile. Quell'estate sono diventato lettore. Ecco, a casa mia non c'erano libri, non c'era nemmeno un libro, e, a parte i libri scolastici, no? quelle antologie enormi.
che in Germania non si usano. Tra l'altro mi chiedo, ma che cosa servono le antologie a scuola? Veramente non servono, no? Non so se ci sono degli insegnanti qua. Allora, un giorno, no, perché in Germania usano, leggono direttamente i libri, a volte la sintesi dei libri, però perché c'è una collana, insomma, non leggono l'antologia. Allora, quell'estate, poco prima di partire per la Germania, sono entrato a casa di un amico, si chiama Michele, 4 anni più di me, un ragazzo poverissimo, più povero di me, perché noi avevamo le rimesse di mio padre dalla Germania, no? E sono entrato in questa casa fatta di un atrio, cucinino, e poi una grande stanza. Nel cucinino c'era il tipico odore calabrese, non so se è d'accordo lei, l'odore di pipi e patati, i peperoni piccanti, sembra. E poi nella grande stanza c'era uno scaffale pieno di libri, una casa povera, no? Io nella casa dei miei amici non c'era un libro come da me, e lì c'era il balcone aperto, il sole che andava a finire sui dorsi dei libri e che faceva ghirigori. Insomma, io sono rimasto a bocca aperta, e mio amico ha detto: Carmelo, ma se vuoi puoi prendere qualche libro in prestito, sono tutte storie vere. Mi ricordo questa frase: sono tutte storie vere. La stessa frase che diceva mio padre quando raccontava le sue storie: sono tutte storie vere. E io ho girato, ho cercato, ho annusato i vari libri. Tra l'altro, tra parentesi, erano tutti Oscar Mondadori, quasi tutti Oscar Mondadori. La collana dove un giorno, molti anni dopo, sarebbero compiuti tutti i miei libri. Io ho 13 Oscar, 12 Oscar Mondadori, no? Per dire. Vado a guardare i titoli, li annuso, li sfoglio, guardo la copertina e scelgo i miei primi due libri. Uno che, secondo me, è il titolo più geniale della letteratura italiana, Lavorare stanca. Lavorare stanca di Cesare Pavese. Erano poesie, signori, poesie che io capivo. Cioè, avevo letto un paio di poesie mentre, e avevo capito tutto. Dico, ma com'è? A scuola non ci vogliono le note, e già le note sono più complicate del testo, non ci si capisce niente. Lì capivo tutto. E poi ho preso un altro libro, ancora più interessante per me, perché parlava della mia terra, Gente in Aspromonte, di Corrado Alvaro. Tra l'altro, io ho le sue stesse iniziali. E dico, allora la mia terra si può raccontare. È stato davvero importante questo per me, no? Questa consapevolezza che la mia terra si potesse raccontare. E allora andavo da Michele, prendevo, dopo 2 o 3 giorni sono tornato, gli ho portato i libri, poi tornavo, prendevo i libri, andavo a casa, mi richiudevo nella mia cameretta, era estate. Mia madre entrava preoccupata, preoccupatissima. Carmelo, ma è estate, così ti rovini la vista, la mamma, che poi non me la sono rovinata, strano, no? E ti rovini la vista, mai esci con i tuoi amici, ti aspettano in piazza. E vedendo che io non mi muovevo perché dovevo leggere, allora mi portava un piatto di bottafichi, che sono i fichi, i fioroni, eravamo a giugno. Mi portava un piatto di mele, quelle piccole, profumatissime, è vero, a Rossano, che adesso non ci sono più. No, quella adesso non è clementine, ma le mele piccole. Mi portava un bel pane, un pezzo di pane con la sardella, con la salsiccia, insomma. E quindi io mangiavo e leggevo, assaporavo la pagina scritta e il cibo. E quell'estate sono diventato divoratore di libri e divoratore di frutta soprattutto. Allora, il giorno prima della partenza, e qui si è successo un fatto clamoroso, mia madre mi ha mandato nella dispensa, perché io dovevo andare in Germania e dovevo portare un borsone pieno di cibo per mio padre, un classico, no? Arrivavo dal paese, il borsone pesava già un quintale, però dovevo portare solo ancora del peperoncino, una treccia di aglio e dei peperoncini, no? Entro nella dispensa
questa dispensa di una famiglia, insomma, modesta, no? Economicamente, non c'era nemmeno la luce. Faccio così, tasto, vado avanti seguendo gli odori, no? Una dispensa piena di profumi, tasto un po' e mi capita tra le mani, chiedo qua allo psicanalista cosa vuol dire questo, mi capita tra le mani un libro con la copertina staccata, però era staccata, ma come si dice? Era tutta assieme, no, ma era staccata, era un libro giallognolo, divorato dai tarli probabilmente, si chiamava Anna Karenina, di Lev Tolstoj. Allora io alla luce, non l'ho portato alla luce, prima di tutto mi sono chiesto, ma che ci fa un libro nella mia dispensa? Come ci è arrivato? Ho cominciato a leggere l'Incipit, il più bello dopo quello di Marquez, di Cent'anni di solitudine, secondo me, e diceva tutte le famiglie felici, sono felici allo stesso modo, le famiglie infelici sono felici in maniera diversa. Ho cominciato a leggere, mi sono, non so quante pagine ho letto, e la mamma, Carmino, ti sei inciodato, sapete cosa vuol dire? No, inciodato, ti sei istupidito, sì, da ciotto non ti rispondo, ti sei inciodato. E allora io con Anna Karenina sotto braccio, sembrava che portassi davvero Anna Karenina, tra parentesi, una cosa lo dico soprattutto per Francesco, l'editor della casa editrice, siccome io ho usato questa frase, con Anna Karenina sotto braccio, dice devi metterlo in corsivo, perché i titoli dei libri vanno messi in corsivo, dico sì, di solito vanno messi in corsivo, ma io voglio... Questa è una tipica osservazione da editor milanese. Io ci ho giocato tanto su questa Anna Karenina, sì, di cui mi sono innamorato praticamente. E allora ho chiesto alla mamma, ma cosa ci fa sto libro? Boh, ha detto lei, non lo so. E ho capito che aveva ragione, perché se l'avesse trovato lei... per portato lei l'avrebbe usato le pagine per avvolgere poi sono arrivato ad Amburgo ho letto 2/3 del libro, perché il viaggio, anche se era un libro lungo e forse più di metà, insomma, durava 40 ore per la giornata, era 2 notti, 1 giorno e poi metà, insomma durava. La prima cosa che ho chiesto a mio padre quando mi ha chiesto come è andato il viaggio, ho detto bene, questo lo conosci? E lui ha detto no, che non lo sapevo, quindi ancora oggi io mi chiedo, forse col senno del poi credo che mio padre avesse trovato questo libro in uno dei viaggi, in treno, e senza volerlo l'ha portato, ha pensato poi magari gli strappo le pensiero, e allora sono diventato un lettore, ho lavorato in fabbrica e quando tornavo in estate compravo i libri, ho comprato tanti Oscar Mondadori che costavano 350 lire con i risparmi di questo lavoro in Germania, e ogni estate sono andato in Germania e poi mi sono laureato e vi leggo solo questa cosa. Leggevo con furore come l'estate dei miei 16 anni, ma con in più la consapevolezza che nelle pagine di un buon libro fosse conservata una storia vera, come in uno scrigno prezioso, da aprire, annusare, godere a ogni ora e in ogni luogo. Una storia che ti appartiene e nello stesso tempo è universale, che ti nutre la mente e l'anima come un cibo saporito. Non a caso, sulla parete della mia stanza alla casa dello studente a Bari, avevo appiccicato un foglio con una perla di Francis Bacon, si pronuncia così? Bacon, che condividevo in pieno. Alcuni libri vanno assaggiati, altri divorati e alcuni rari masticati e digeriti. Per ironia della sorte, io, di madrelingua Arbrescia, che fino a 6 anni non conoscevo una parola di italiano e fino a 16 non avevo letto un libro vero, avrei conseguito la laurea,
non vi dico a che età, e poi sarei diventato insegnante di italiano e scrittore in italiano. All'esame di laurea erano presenti anche i miei genitori, con un gruppetto di parenti e amici di Carpizzi, che continuavano a ripetermi: siamo venuti a Bari per farti onore, che lo meriti. Per festeggiare, mio padre invitò al ristorante tutti i miei amici universitari, il relatore e il correlatore, e ovviamente il gruppo di Carpizzi. Avevo messo anche l'ex ragazza, poi chissà cosa pensano le lettrici di me, e l'ho cancellato. Sul menù era stato chiaro: voglio tanta roba saporitosa e locale, come in un cumbito di nozze. Il ristoratore intuì che quel padre orgoglioso non avrebbe badato a spese e lo accontentò servendoci un abbondante antipasto mare e monti, un primo di patate, riso e cozze, e uno di orecchiette con cime di rape e acciuga soffritta, un secondo di bresciole e un altro di polpi chiamati all'acqua so, che infatti profumavano di mare. Per contorno c'erano fave e cicorie, oltre ai lampascioni lessi, no? Le nostre famose cipolluzze, che però furono criticati da mia madre e dai nostri compaesani perché poco piccanti. Loro erano abituati al fuoco in bocca dei peperoncini nostri. Mio padre era seduto accanto a me, aveva ai piedi un borsone da cui prendeva, tra una portata e l'altra, provola, formaggio, la sardella che è il bianchetto di pesce azzurro impastato con pepe rosso calabrese, che lui chiamava il nostro caviale piccante. Oggi lo chiamano anche il Viagra dei poveri, la sardella. È soppressata da offrire ai commensali. Mai lo avevo visto raggiante come quel giorno. Rideva, predicava, lanciava sorrisi di gratitudine ai professori, mi elogiava davanti ai miei amici. Lui non mi ha mai elogiato, solo quel giorno. Ripeteva che la più grande soddisfazione della sua vita l'aveva provata nel sentire il preside nominarmi dottore in materie letterarie con 110 lode, il bacio sulla fronte e tesi degna di pubblicazione. E forse aveva persino pianto, come la mamma, ma con più discrezione. Durante la cena, invece, nel suo sguardo si coglieva l'allegria sfacciata da brillo. Il vino lo aveva portato lui dal paese. 20 litri imbottigliati alla mia nascita per festeggiare un bel giorno la laurea del figlio, spiegò con orgoglio alla tavolata, e altri 20 conservati per il mio banchetto di nozze. Era un vino potente, ma non quanto la felicità che gli sprizzava da tutti i pori quando fu portata a tavola una torta più grande di quella nuziale. La mamma sorrideva, innamorata dei due mascoli. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, stavo pensando in quel momento, e mio padre, come se mi avesse letto nel pensiero, infilò la mano nel borsone e mi porse un libro sgualcito con la copertina staccata, su cui campeggiava il volto di una bella donna dallo sguardo passionale. Era dimenticato di dire che quel libro era sparito a un certo punto, no? L'aveva dimenticato. L'ho trovato dentro la mia vecchia valigia, mi disse. È troppo malomesso, ma so che lo cercavi. A matita, sotto il nome di Tolstoi, una mano forte da lavoratore ne aveva ricalcato il titolo come una ruvida carezza. Anna Karenina. Mancato quel passaggio là, no? Che l'ho preso. Quando sono andato ad Amburgo, davvero, sono andato ad Amburgo. Al ritorno, durante il viaggio, ho cercato di prendere il libro per leggerlo, non c'era più. Era sparito, è sparito per 4 anni. E poi l'aveva lui. Quindi chissà, magari l'aveva, boh, sapeva tutto, non l'ha detto di no. E questo è ancora più dolce. Allora, io adesso vivo in Trentino, a metà strada tra la Germania e la Calabria. Ho preso la carta geografica dell'Europa, un righello, ho trovato il posto che era a metà strada. E quindi con una ragazza tedesca, sempre la stessa da quando ero giovane, meno male, abbiamo preso
una casa in un paese che si chiama Besenello, con una villetta schiera dove c'è anche un piccolo giardino, e la prima pianta che ho piantato è un fico, no? Un fico. E poi tante altre piante. Ero orgoglioso del nostro giardino, il posto che più mi ricordava la Calabria, e insistevo affinché i miei passassero da Besenello, come facevano i genitori della mia ragazza, entusiasti della casa, del giardino, del cibo e dei vini. Mio padre era un bastian contrario. Solo quando smisi di invitarlo, decise di venire a Besenello con la mamma. Approfittarono di uno degli ultimi viaggi ad Amburgo, dopo le ferie. Arrivarono la sera e nel giardino videro ben poco, anche se la mamma cominciò a dire: benedica, benedica, che posto bello, che buon odore di fiorame, che bellezza di casa. La mattina seguente li chiamai per la colazione, ma in camera trovai solo la mamma. Mio padre era sparito. Ha detto che faceva una giriata stamattina presto, ma ancora non torna il disgraziato. Mi fa sempre spagnare, così assai che mi vengono i sudori della morte. Provai a tranquillizzarla. Vieni a prenderti il caffè, papà torna fra poco. Ma le ore passavano, la mamma aveva già bevuto 4 caffè, la sua droga, e lui non rientrava. Cominciai a preoccuparmi pure io. Forse mio padre si era perso, forse si era sentito male, forse girava fischiettando, incurante delle preoccupazioni degli altri. Comunque stava rovinando l'atmosfera festosa che si respirava in attesa del pranzo. Verso l'una mio padre rincasò euforico con una busta piena di funghi che la mamma di nascosto buttò nel bidone della spazzatura. Non si fidava dei funghi di casa sua, figuriamoci dei funghi forestieri. Aveva girato a piedi tutta la campagna, raccontò mio padre durante il pranzo. I vigneti ordinati e puliti come dei salotti, gli alberi da frutto potati a dovere, i boschi rigogliosi attorno al paese, ricchi di funghi di ogni tipo e di alberi alti e dritti che parevano sentinelle. Aveva parlato pure con tanti contadini, gente onesta e fatigatora, si vedeva dalla cera rugantosa e dagli occhi sperti. Non aveva capito proprio tutto, perché quelli là parlavano in dialetto, ma almeno le robe importanti le aveva capite. Che la provincia li aiutava, non come da noi, e che potevano vivere dignitosamente con la loro fatica, non come da noi, e che stavano bene a soldi, non come da noi, e perciò non dovevano più emigrare come avevano fatto pure loro in passato. La loro terra ricambiava la fatica sudata, non come da noi. La loro terra è bella e succosa, come da noi. Ero piacevolmente sorpreso dell'analisi di mio padre e ne approfittai per puntualizzare, forse per prendermi una rivincita. Te l'avevo detto che qui si sta bene. E lui, senza battere ciglio: sì, ma qui in Trentino non hanno l'aria fina che in profuma di mare, non hanno le robe buone che ci abbiamo noi da mangiare. E cominciò a elogiare l'anduia di Spillinga, che lui stesso ci aveva portato, la migliore della Calabria, disse, per palatari forti, un insaccato cremoso fatto con carne di maiale e peperoncino piccante tritato da spalmare sul pane e leccarsi le dita. Scoppiamo tutti a ridere, perché poco prima, mangiando i canederli con burro e salvia, aveva fatto la scarpetta nel piatto, tanto li aveva trovati saporitosi, e del moscato giallo di Besenello aveva messo: questo è un vinarello come Cristo comanda, non ti stordisce come il nostro. La pietanza successiva era giapponese, e la saltiamo, lo fa sempre mia moglie quando vengono ospiti. Mio padre non commentava più per timore di contraddirsi. Mangiava e beveva con gusto, muto. La mia ragazza portò in tavola la polenta con l'anduia di Spillinga. Era una sua creazione, una perfetta sintesi di nord e sud, per me un piccolo capolavoro culinario nella sua semplicità, con gli ingredienti principali
ricoperti da fette sottili di provola silana e poi abbrustoliti. Mio padre l'assaporò estasiato. Era la terza o quarta volta in vita sua che assaggiava la polenta, ma mai così piccante come piaceva a lui. E di nuovo gli uscì un pensiero ad alta voce. Questa è una fimmina con sale, da maritare subito. E infatti poi l'ho maritata.